Ma stando qui ci abbiamo rinunciato. Andiamo. Siate sincere. Non sapreste da dove cominciare con un vero uomo? Tu trovacene uno e poi vedi se so da dove cominciare. Anch'io. Tu trovalo. Al resto poi ci pensiamo noi. E va bene. Vi metto alla prova. Facciamo una scommessa. Smettete di chiacchierare, cominciate a studiare. Ma signorina, guardi che noi stiamo facendo una ricerca di gruppo. Oh. Sì, ma una volta trovati ognuno per sé, eh? Ok, e allora come si fa? Qui ci sono diversi numeri del Sunday Express di questa settimana. Io non li ho guardati, ma in prima pagina c'è sempre una rubrica speciale intitolata La gente di cui si parla. E lo so, e c'è sempre la fotografia di qualche pezzo grosso che sta a Londra o che arriva per qualche congresso. Giusto. Ognuna di noi prende un giornale alla cieca, senza guardare la fotografia. E il pezzo grosso che le tocca deve riuscire a portarselo a letto. Ma è assurdo, quelli sono tutti personaggi famosi. Non vorrei mica tirarti indietro proprio adesso, vero? Avete paura di non farcela? Io no. Anzi, comincio io. Il compagno Krasnov. Oh, mamma mia, il vice segretario del Soviet Supremo. Io ho letto che è fissato con le macchine e le crociere sul Mar Nero. È un tipo sportivo. Dovrebbe essere piuttosto facile, se non è tutta propaganda. Ma dove starà a Londra? Come faccio a trovarlo? Probabilmente all'ambasciata russa. Qui dice anche che è stato invitato ad una cena in casa del ministro degli esteri. Non dovrebbe essere difficile trovarlo. Molto spiritosa. Ora prova tu, Chris. Fai prima tu. No, io voglio essere l'ultima. Così non potrete dire che mi sono scelta al meglio del mazzo. Santo Dio, un cinese. Beh, sentite, più scalognata di così non potevo proprio essere. E perché? È giovane e atletico, no? Ed è il numero uno della squadra di ping pong della Cina. La squadra cinese si trova a Londra per una settimana di incontri amichevoli. Il capitano è Wan Lo.